Non credi che Maometto è nella Bibbia? Allora se ti chiedo c'è qualche profezia del Vecchio Testamento riguardo l'arrivo di Gesù, tu mi dirai che ci sono migliaia di profezie. Allora ti chiedo, tra queste migliaia puoi farmene vedere una dove il nome di Gesù è apparso? O chi sarà la sua madre? Oppure dove verrà? Ovviamente mi diresti che non ce n'è. Allora io ti direi che come fai a sapere a che la profezia è narrata era riferito a Gesù? La risposta comune è che bisogna fare calcoli 2 più 2 uguale 4. In poche parole, leggi quello che c'era scritto e guardi quello che è avvenuto e ragioni nella maniera di collegare i fatti tra di loro e concludi che quello era riferito a questo. Allora perché non applichi lo stesso metodo per trovare Maometto nella Bibbia? Anche perché la Bibbia ne profetizza di tante cose, tipo l'Unione Sovietica e l'Anticristo e tante altre profezie che sono state manifestate vere dopo tanti anni che la Bibbia è stata messa insieme. E quindi dovrebbe proprio parlare di Maometto, anche perché ha creato una religione di 1.7 milioni di persone nel mondo ed è un grande avvenimento. La Bibbia come fa a lasciare fuori questo grande avvenimento? Ovviamente se è la parola di Dio, anche se supponi che Islam sia falso. In verità, se leggi bene la Bibbia, trovi le parole di Gesù nel Giovanni 16 versetto 7, dove dice: vi dico la verità, è conveniente per voi che io me ne vado. Se io non me ne vado, il mio successore o il mio aiutante non verrà, ma se io vado lo manderò, lui vi guiderà fino alla fine e vi darà la soluzione di tutti i vostri problemi. Ma i cristiani credono che Gesù si riferisce allo Spirito Santo. Ma il problema è che lo Spirito Santo era già presente. Se vedi nella Bibbia, Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo e lo Spirito Santo era con Giovanni Battista. Poi Gesù, prima di andarsene, ha detto ai discepoli: ricevete lo Spirito, ricevete lo Spirito. Ha messo le mani avanti. Allora li stava prendendo in giro. O li stava veramente dando lo Spirito che aveva con sé. Quindi lo Spirito era già presente. Ma nella profezia lui dava la condizione che lui se ne deve andare. Ma se lui non se ne va, lo Spirito non verrà. Quindi se lo Spirito deve venire, la condizione è che Gesù se ne deve andare. Quindi si riferisce a qualcuno che non è presente, qualcuno che arriverà. Ma la cosa più interessante è che Gesù non parlava l'italiano e non ha pronunciato la parola Spirito e non ha neanche parlato l'inglese e non ha pronunciato la parola Comforter. Non parlava il greco e non ho detto la parola Pneuma, che significa Spirito, ma lui parlava l'ebreo e nell'antico ebreo la parola era Paracletos, che significa quello pregato, o quello lodato, che è l'esatta traduzione di Ahmed, che è il nome di Maometto, Muhammad, che deriva dalla parola arabo Amb. Allora vedi che la Bibbia parla di Maometto. Dopo, se tu non vuoi vederlo o fai apposta a non vederlo o non vuoi farlo vedere alla gente, sono problemi tuoi. Ma ricordati che Dio ti ha detto nel Vecchio Testamento: è quel mio profeta che verrà e parlerà nel mio nome e voi dovete ascoltarlo. Ma se non ascoltate, dovete fare i conti con me. In poche parole, Dio ti sta minacciando. Poi nel canto di Solomon 5 versetto 16, dove Maometto è chiamato per nome: Il contesto è che Dio sta parlando ai figli di Israele e gli sta dicendo che ascoltate il mio adorato, il mio amato è Muhammedem. M è il plurale per mostrare il rispetto, come Elo sta per Dio. Elohim il plurale per mostrare rispetto. Quindi penso che sia abbondantemente chiaro che Maometto è nella Bibbia. E tu puoi sentirti sicuro di essere salvo perché qualcuno ha pagato per te sulla croce. E ti lasci andare nel buio. Cerca la verità, e la verità ti renderà libero, disse Gesù.